quella che io chiamo, non so se è eccessivo, la lapidazione mediatica della Juventus, diciamo nei 2 anni prima, sulla questione doping, che lei riporta anche nel libro. Quello era il clima. Anche quello fa parte di un, come dire, terreno che si è arato prima per poi arrivare con un passo successivo, o è pensar male? Questo non lo so, sul doping non ve lo so dire, anche perché poi avete visto come è andato a finire, anche perché noi abbiamo la forza dei giocatori, non c'è proprio bisogno di dopare i giocatori, quindi non credo. E si evince poi dagli atti processuali questa cosa qua. Anche perché lì si è aperta un'inchiesta solo a Torino e da nessuna altra parte. Un fatto è certo. Che andavamo sui campi di calcio, il minimo che cominciavano con mafiosi e poi drogati. No, apposta dico lapidazione mediatica, perché lì la cosa intercettazioni arriva, almeno così la vedo io, e mi tolgo, come si dice, la casacca di Juventino, ci mancherebbe altro. Io sul doping volevo fare una precisazione, che sul doping però arriva questa cosa in quel terreno, in quello scenario, perché uno scenario deve accogliere un tipo di strategia. Allora, sentiamo un attimo la risposta, poi sul doping c'è un'altra leggenda metropolitana da sfatare definitivamente. Anche l'ultima puntata di Report fatta qualche settimana fa, qualche giorno fa. Allora, il doping è stato stabilito che non esiste, perché c'è la soluzione per quanto riguarda l'uso di doping, sostanze dopanti, EPO, per esempio. Di EPO in quel caso. Per quanto riguarda l'abuso di farmaci invece, la Cassazione non ha detto che il reato è prescritto, ha detto semplicemente che alla luce della legge sulla frode sportiva e sull'abuso dei farmaci il processo andava di fatto, quindi non significa che era valido il verdetto del processo di primo grado, significa semplicemente che il processo andava completamente di fatto, e quindi questo non significa che la Juventus e il suo medico ovviamente erano colpevoli. Questa cosa basilare invece nell'immaginario collettivo, nel messaggio mediatico che è passato, significa invece che la Juventus ha fatto abuso di farmaci, e invece non è così. Io invece volevo domandare questo a Luciano Moggi, sei curioso, però. Sono molto curioso. È curiosissimo, guarda, una cosa. L'unico, diciamo così, addebito che secondo me posso fare veramente alla triade è quello di aver un pochino abbandonato mediaticamente la vostra stessa immagine. Cioè, faccio un esempio: si è permesso per troppo tempo di linciare la Juventus e i suoi dirigenti nelle trasmissioni come Controcampo, come Domenica Sportiva. Mi ricordo giornalisti che dicevano: scatta l'operazione Juve e Candelà viene ammonito. Cioè, la partita prima, e si vede un fallo di Candelà che era non da rosso quasi neanche. Allora, io voglio dire, no, forse all'epoca, vista la vostra forza di giocatori, società, eccetera, eccetera, non è che un pochino avete lasciato stare questa cosa, quando forse questo poi ha creato l'humus su cui è stata creata Calciopoli dalla Gazzetta dello Sport? È quello che dicevo io. Allora non sarebbe meglio magari prendere, dico per dire, un Venditti, facciamo un esempio, o un Consolino? No. Sapete, se prendiamo Venditti ci arrestano subito. Dico, o un Consolino, cioè persone preparate che sappiano raccontare bene come è andata la sentenza doping, come è andata quello, come è andata quell'altro, e rintuzzare gli attacchi di questa gente colpo su colpo nelle televisioni. Tu vivi nel mondo delle nuvole, amico mio, e questo qua te l'ho spiegato prima. Sono pure bianca-azzurre. Sì, appunto, te l'ho spiegato già prima. Quando tu non hai un canale televisivo, quando non hai niente, hai il processo di Biscardi, può andare poco avanti, e poi il processo di Biscardi si fa per dire, insomma. Però, perlomeno c'era qualche amico al quale potevi dire qualcosa, chiaro, mentre gli altri agivano sulle reti nazionali. Purtroppo non c'era confronto con le altre. Agivano sulle reti nazionali. È vero, ma io ti posso dire anche una cosa: gli ultimi tempi ero idolatrato. Siccome io però non mi esalto quando succedono queste cose, né mi abbatto quando ci sono altre cose, non mi sono reso conto della preparazione del tutto, ed era difficile per ipotizzare una cosa del genere. Quando a me Giraudo mi diceva quest'anno è l'ultimo anno per noi, io dicevo: ma cosa dici? Siamo primi in classifica. Evidentemente lui conosceva l'ambiente molto più di me. Quindi aveva, capisci, già chiaro il problema, sì, è questa cosa, sai quando si è maturata? E si è vista un po' in maniera, in una luce un po' più particolare. Quando si è vinto il campionato, siamo tornati da Bari, c'erano 30 tifosi che gridavano via la triade. Chi ce l'avrà mandati
non lo so, certamente, oppure saranno venuti perché non volevano vincere ancora campionati, gli era venuto a noia, chissà perché. Però questo qui è stato un fatto che ci siamo trovati in aeroporto appena arrivato l'aereo. Quindi di fronte a queste cose, cosa vuoi parlare di televisioni? Però, di... Io penso che se voi... Ma allora i giornali, scusa, i giornali, tu sai benissimo la matrice e la provenienza di alcuni lo sappiamo giornali. Tutti allora, però se voi mandate una persona della Juventus, faccio esempio a controcampo, cioè non penso loro vi rifiutano di mandare un ospite, che se un dirigente della Juventus ha detto ai media, dico per dire, come, così come il Milan c'aveva Meani ha detto agli arbitri, e noi ci abbiamo uno ha detto ai media. Tu no. Non sei adatto a fare il dirigente delle squadre di calcio. A questo è sicuro? No. Anche perché mi incavolerei troppo? Non sai la forza che hanno alcuni e la debolezza che hanno altri. T'ho detto e ti ripeto che noi passavamo per potenti e non comandavamo niente. Però ci atteggiavamo certe volte per dare l'impressione, ma la sostanza poi era quella. Quando a Pavaresta noi abbiamo detto nello spogliatoio saresti da non arbitrare più, l'hanno fatto arbitrare in altre tre domeniche di seguito. Quindi voglio dire, questa era la nostra potenza, potevamo parlare e effettivamente qualche cosa la e che è successo parlare. Invece a Racalbuto? Racalbuto? Quello di Roma-Juventus, 2 mesi di squalifica. Allora, questo qua, dunque, intanto non ha fatto. E questa è curiosa, sta cosa. Intanto non ha fatto l'errore Racalbuto, l'ha fatto l'assistente, e non mi ricordo neppure chi era, a dare il rigore. È successo che lo volevano far fuori per quella partita lì. E poi dopo l'hanno tenuto fuori, mi sembra, 2 o 3 mesi, se 8 non vado errato. Ecco, dimostrato il contrario di quello che avete detto. E gli arbitri, se davano a favore della Juventus, venivano sospesi. Se invece facevano contro la Juventus andavano avanti tranquillamente, vedi il caso proprio. Bene, questo. Bene. Allora...